Allora ragazzi, buongiorno. Oggi è 6 dicembre, se non erro. Io sto sotto casa di mamma che la sto aspettando. La situazione è un pochino critica perché non mi sento bene. Non sto bene. Mamma mi fa ridere. Sto con l'influenza. Ho influenza. Sì. E prendi l'altra parte. Sono circa 2 giorni che sono così. E la cosa brutta è che questa febbricola barra influenza. Dicevo, questa febbricola barra influenza. Sì. Mi è venuta nel momento più sbagliato di tutti. Ti sei messa sì, vero? No. Sì, ti sei messa sì. Verde. Assomiglia un sacco a sì di Giorgio Armani. Oddio, aspettate che c'ho. Oddio, mi sento fuori. Dicevo, mi è arrivato nel momento peggiore che mi poteva arrivare. Perché questa settimana era una settimana importante, è una settimana importante, ma purtroppo la devo vivere così. Mi è arrivata all'improvviso, ha cominciato l'altro ieri con un pochino di stanchezza, di spossatezza. Ho detto vabbè, mi passerà. Invece col cavolo, raga, non mi è passato niente, anzi, mi è tutto peggiorato. Stamattina mi sono svegliata, volevo proprio morire sul letto. Ho detto, oh mio Dio, non so se avete presente quando state male e dovete tipo alzarvi per forza e no, però in realtà non ce la fate perché state male, cioè avete tipo le ossa a pezzi e quindi niente, raga, purtroppo questo è quanto. La sai la strada? Sì, sì. Questo è quanto, non posso cambiare le cose. Intanto c'è mamma che sta al telefono. No, non posso. E niente, cosa andiamo a fare oggi? Stiamo andando alla Rai. Che come vi ho accennato su Instagram, se mi seguite sapete appunto che oggi c'è un incontro importante. Sì. Mi sa che oggi piove. Oggi c'è un incontro importante perché sono stata contattata dalla redazione di Vieni da me, sì, che è un programma televisivo che appunto va in onda su Rai 1 da Caterina Balivo. E io sinceramente non seguo la Rai, seguo più la Mediaset, quindi non sapevo di cosa trattasse. Sono stata contattata tramite YouTube, quindi insomma questi anni ho avuto un bel po' di soddisfazioni da questa piattaforma e nonostante io non sono mai non ho mai messo i miei video per avere un riscontro economico piuttosto che lavorativo, quindi è tutta una cosa che una cosa tira l'altra, quindi non è che ovviamente non è che mi rifiuto, perché cioè chi rifiuterebbe una cosa del genere. Anche con se mi seguite tanto sapete che ho fatto anche Italiani a tavola per 2 stagioni e sempre sono stata contattata tramite YouTube, quindi è diciamo un'ottima piattaforma visiva. Ecco, mi contatta questa signora, insomma, che mi aveva visto e ha saputo della mia storia un pochino particolare, che per chi mi segue da anni sa, insomma. E però oggi andremo insomma a toccare un argomento un pochino più particolare che non abbiamo mai approfondito più di tanto con le altre interviste che feci in passato, quindi con il rapporto guarda bella macchina. Quindi andiamo a parlare del rapporto padre e figlia. So che molte di voi, molte ragazze che mi seguono, hanno vissuto la mia stessa esperienza per quanto riguarda il rapporto con il padre, quindi che non c'è mai stato, che sono state abbandonate anche loro da piccoline, che sono cresciute solo con la mamma. Quindi insomma andremo a trattare un argomento comune e a fine intervista dovrò fare anche un appello un pochino particolare. Comunque per rivedere l'intervista vi lascio qui sotto in descrizione il link diretto sulla Rai, perché sul sito della Rai faranno la replica di questa intervista, quindi potete benissimo trovarla. Circa le 9.50, noi alle 10.30 dobbiamo stare lì. Ma lo vuoi il navigatore che ti dice la strada? No, adesso no. E
E niente, andiamo molto presto perché poi la diretta effettivamente inizia alle 2. Quindi non lo so, andiamo prima, dobbiamo fare il briefing con l'autore, dobbiamo mi truccano, mi fanno i capelli, insomma, il tempo di vestire. Non so se mia madre parteciperà all'intervista, perché gli autori ancora devono capire se è il caso di far intervenire anche lei. E niente ragazze, io sono distrutta psicologicamente. Io sabato dovevo partire per Gaeta, dovevamo partire con due coppie di amici, ma purtroppo sto così e sono sicura al 99% che non guarirò entro sabato. Ah, la cosa brutta è che vedete le mie unghie, piano piano stanno crescendo, vedi, stanno crescendo, dai, piano piano. Stanno crescendo, gli ho messo uno smaltino trasparente. Avevo prenotato ieri un appuntamento per le unghie, per fare la ricostruzione, perché volevo, insomma, avere tutto quanto perfetto per oggi. Ma raga, stavo talmente male, ma talmente male, che ho detto, ma lo sai che, diciamo, a me non mi interessa, io devo dormire, sto proprio male. Quindi niente, non sono più andata all'appuntamento perché stavo troppo male, raga. Che ci fanno entrare? No, non credo. Nadia, quando è parcheggiato fammi uno squillo. A me non lasci solo le scarpe qua. Aspetta, lasciale. Lasciale, lei ha visto... non di parola. Sì, poi dicono a me. No, no, leva, no, non lo metti questo. Guarda, questo se mi viene il ciclo. Poi le calze, sperando che non mi si rompono, che ho solo queste. Assorbenti, se mi dovesse venire il ciclo. Salviette struccanti. Portate pure lì. Basta, dai, fammi portare la scatola poi. Ok. L'acqua? L'acqua la mettiamo nella busta. Allora, non so se vedete quella gente lì. Quello è tutto il pubblico della puntata. Niente, adesso andiamo, abbiamo trovato parcheggio e niente, ci stiamo incamminando verso l'entrata. Allora ragazzi, sto facendo colazione, mi sono presa un tè, però avevano solamente questo qua, l'English Garden Tea. Mamma anche sta mangiando un cappuccino, siamo al bar della Rai e siamo andati, insomma, a vedere il camerino. La chiave chi ce l'ha? Io. Iniziamo bene. Aspettate, raga, poi non trova la chiave del camerino. Eccole. Così un po'. Ok. E niente, poi siamo andati a chiedere al trucco, perché evidentemente mi devono truccare molto prima, cioè raga, sono le 11:08. Però la cosa positiva è che posso ritruccarmi. Sicuramente a me qualcuno piacerà come trucco. Quindi comunque ho il tempo di truccarmi a mio piacimento, o almeno di ripassarmi il trucco. No, il trucco è leggero. Ho capito, però è leggero, però a me non mi piace. Quindi, siamo passati e c'è un sacco di gente, perché adesso inizia la registrazione della prova del cuoco e dell'eredità, hanno detto. Ma l'eredità non lo fanno di sera? Non lo fanno di sera? Non lo so se è diretta, non lo so. No, evidentemente no. Madre voleva fare un post su Facebook dove voleva scriverci sono emozionata. No. Mi guarda e mi dice, amore, va bene scritto così, faccio vedere come l'ha scritto. Ma è giusto o mi prende in giro? Ma secondo te, leggilo un attimo, leggilo.
Sono? Come si legge quello? Emozionata. Eh? Emozionata. Sono emozionata? Immo? No, non la metto. No, non la metto. Sì, sì. Con la sì. Z. E tu come lo dici? I o E? Come lo dici tu? Cazzo non so io come si dice. Io tra la E e la I faccio confusione. Ma tu come diresti? Aspetta, emozionata? Di solito Facebook scrivi da solo, questa volta mi ha fatto una brutta figura. Vabbè dai, mamma è giustificata, lei emozionata con la Z, poi no, emozionata e una M, emozionata. Mamma dice non lo mettere, ma non è che succede niente. Adesso me l'ha scritto. Brava, yeah. Allora ragazze, siamo in camerino, non ho ripreso niente, sono andata al trucco, sono andata al parrucco, tutto quanto. Adesso mi ripasso un pochino il mascara, perché a me non piace tanto come toccano loro, devo essere sincera. E quindi niente, mi do una leggera ripassatina. Niente, adesso c'è anche il pranzo qui, che in realtà è uno diviso in due. E niente, emozione a mille, mamma starà nel pubblico in prima fila. Io starò su una poltrona da sola a parlare. E questo è il mio outfit, che poi dopo, casomai, se riesco, speriamo di riuscire a fare tutto, raga, non lo so. Adesso mangiamo, ci dobbiamo vestire e dobbiamo andare giù da Caterina Balivo, che ci vuole incontrare, insomma, prima della diretta. E niente, vado perché sennò non combino niente. Allora ragazzi, vi faccio vedere velocemente l'outfit. Eccolo qua. Quindi ho messo questo maglioncino bianco con una gonna nera in pelle e gli stivalotti con i tacchi. Ok, ora vi saluto perché deve venire l'autrice che mi deve fare un pochino di domande. Ok ragazzi, 10 minuti e devo andare in diretta. Sono presa malissimo, raga, vi giuro, perché sono piena d'ansia, cioè paura, perché comunque è in diretta, quindi... c'ho tipo il magone, poi sapete che sto male, quindi non lo so. Adesso naturalmente sto così perché sono piena d'adrenalina, quindi non sento tutto sto malore che c'avevo prima, ovviamente. Poi dopo mi scenderà tutto. E niente, incrociate le dita per me. Speriamo che va tutto bene. Non sapeva nulla, però la moglie e le figlie sì. E io ero nascosta dietro la porta del salotto. Lui entra, chiude e mi trova a me. Tu come hai agitata? Io a morte, non sapevo come potesse prenderla. Spera di dire loro quello che vuoi. Fallo adesso. Siria, Antonietta, se mi state guardando, sappiate che io sono qui. Non fatevi problemi, perché cioè qualsiasi cosa sia accaduta, qualsiasi cosa... Allora ragazze, abbiamo finito. Com'è andata? Bene. Mo dopo mi rivedo, mi vado a rivedere. Non so com'è, insomma, com'è stato il tutto dall'esterno. Mi sono emozionata tantissimo, ragazze. Tanto, tanto, tanto. A parte per l'argomento, ma comunque anche per l'ambiente, perché comunque sei sotto pressione. Quindi ci sta. Però sono super emozionata. Mi è piaciuta l'intervista. Vabbè, loro sono carini, poi si mettono a tuo agio. Caterina fantastica, però... infatti quando abbiamo finito di fare appunto questa intervista, si è chiusa la telecamera e lei comunque mi ha continuato a parlare dicendomi appunto il suo pensiero su questa vicenda, quindi insomma si vede che è una persona molto umana, non è un personaggio. Bello, veramente contenta. Le chiavi, chiudi e si va. È stato per te emozionante, ma? Emozionante per te? Mamma ha pianto un pochino, perché io ho anche presa delle emozioni, ho piantucchiato e mia madre mi è venuta appresso praticamente. Quindi, carina. Ti rivediamo la puntata in televisione. Sono abbastanza provata, vi dico la verità, da stamattina. E niente, voi fatemi sapere comunque qua sotto se avete visto la puntata
E come vi è sembrata? Cosa ne pensate? Già stavo leggendo i primi commenti su Instagram. Vi è piaciuto tanto, vi ha commosso la mia storia e tutto quanto. Quindi niente, mi fa piacere leggervi. Quindi se volete lasciatemi un commentino, se vi siete ritrovati nella mia storia, anche per un attimo, anche per un'emozione, anche per un pezzettino di intervista vi siete rivisti, o se magari vi ha fatto piacere, insomma, conoscermi più a fondo, sapere insomma cosa ho vissuto, cosa ho provato in passato e cosa sto vivendo soprattutto, no? Quindi fatemi sapere, io tanto vi leggo e fatemi sapere come vi è sembrata tutta. Ti posso interrompere un attimo? Anche di mamma che si è messa a piangere. Perché qualcuno della Svizzera chiede dove può vedere la puntata? Dove lo dice? Tu di a tutti dove possono vedere. Ah sì, scusa, mi sono scordata. Allora, se non avete visto la puntata, vi lascio il link in descrizione, ma comunque l'ho detto anche stamattina. Vi lascio direttamente il link qua sotto, basta che cliccate e ci sarà la mia intervista da Vieni da me su Rai 1. Quindi se non l'avete vista, avete piacere di vederla, insomma, è passare una mezz'oretta in mia compagnia e saperne di più della mia storia, vi lascio il link qua sotto e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, siamo a cena e ho mandato Patrizio a comprare il sushi, però si è sbagliato e ha preso, invece con il salmone crudo, l'ha preso col salmone cotto, cosa che a me non piace, ma vabbè, ce lo mangeremo lo stesso. Poi vabbè, ci stanno questi, poi ci sono questi, questo è buonissimo, Philadelphia, salmone. Poi ci sono questi e vabbè, poi ognuno insomma ha il piatto proprio. Guarda come mangio io con la bacchetta, fa vedere che mi sono imparata. Brava. Eccola. Senti, mi promette questo vicino? Allora, assaggiamo quello con il salmone cotto. Ma questo sarebbe questo? Mm-hmm. Buono. Sì, a me piace più col crudo, però. Andavo. Detto che avremmo svolto delle attività divertenti. Compilare i documenti lo è. Ma non è tonno. Con le parole, una linea ben precisa con delle informazioni precise. Oh, il modulo di stima come sembra un dinosaurio. Io mangio. Poi ci vediamo più tardi, che voglio mangiare con calma. Ma che cos'è? Cipolla questa? Sì, cipolla fritta. Purtroppo no, ho le informazioni importanti. Tre questo saremo molto soddisfatti. Due. Foto toccare la mamma. Sei, sono tre per uno. Questo e questo è tuo. Questo è mio. Questo si mangia, no? No. No. Non vuoi niente. Niente, boh. Ma si leva la coda, madonna come scomoda. Niente, niente, no, e per nemmeno il terno. Ti piace, no? Sono contenta che mi sia quasi guarita del tutto questo sfogo. Sono molto 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 soddisfatta, anche perché questi che vedete magari, ecco, contro luce non mi interessano perché ce l'ho un pochino su tutto il viso, ma sono impercettibili. Quindi ecco, solo alla luce artificiale, neanche a quella naturale si vedono. E niente, poi mi metto il gel. Tanto mi sciolgo i capelli perché ce l'ho puliti, non vorrei storpiarli. Ne metto un goccino qua e lo passo così. E un'altra cosa che ho utilizzato appunto è la saponetta allo zolfo, quindi assolutamente questa cura ha funzionato. Come vi ripeto, io al tatto ho veramente la pelle molto liscia, quindi sono molto contenta e devo ringraziare voi, perché siete stati voi a darmi queste dritte. E che
perché voi fate queste performance quando dovete starnutire? Io sempre. Cioè, lo vedo uno spreco, uno starnuto senza una performance. Comunque, facciamo un bel massaggino roteante. Così. Ok, adesso il tempo che si asciuga, vado a prendere la mia crema idratante, che la prendo appunto con le dita, e la crema, il gel si è asciugato, che si asciuga veramente immediatamente, e vado, ok, finalmente dopo una giornata, raga, intera, ci stava assolutamente. Comunque, qua sotto vi lascio anche il link del giveaway, qualora voi non aveste ancora partecipato. Ve ne parlo meglio appunto nel video precedente, ma se non vi interessa sapere la spiegazione, vi lascio qui sotto il link del giveaway, nel quale possono partecipare tutti, maggiorenni, minorenni, in modo gratuito. Cliccate, vi si aprirà una schermata appunto dove vi chiederà il vostro indirizzo email. Dovete inserire solamente quello. Dopo il 17 dicembre, ricliccando sullo stesso link appunto per partecipare, quindi il 18, perché il 17 finisce il giveaway, e il 18 usciranno i nomi dei vincitori, che li troverete appunto sempre su quel link, però dal 18 dicembre. E quindi niente, siccome sono 6 vincitrici, non è solamente una, avete sicuramente molte più possibilità di vincere. Soprattutto sono dei prodotti carinissimi, perché sono da femminuccia. C'è questa qua che ho io, che è la cassettiera in non so che materiale è, comunque non è plastica, è una cosa molto più spessa. Poi c'è il portagioielli in similpelle, che si apre. Comunque, per le immagini cliccate nel link o andate nel video, le vedete. E poi c'è un portagioie da muro, cioè praticamente uno specchio lungo dove tu ti specchi, e per prendere i gioielli basta che apri lo specchio e dentro ci sono appunto i gioielli appesi e tutto quanto. Quindi insomma, niente, io adesso vado di là, vi mando un grande bacio. Non so questo video se è venuto lungo o corto, non lo so, perché oggi è stata una giornata assurda. E niente, vi mando un bacio e grazie a tutti per il supporto di oggi. Siete veramente fondamentali e siete sempre così carini con me. Quindi grazie tante.